Professor Fiore, come avete tutti sentito, ha nominato la legge, ha parlato di adozioni, così rimarcando il fatto che l'adozione è possibile quando si parla di un uomo e di una donna. Un discorso molto ampio e poi apre il fronte anche questo al discorso del matrimonio egualitario. Filippini, le sue repliche, quanto vuole precisare? Sì. Sul fatto dell'utilizzo del corpo della donna è una questione morale che sicuramente riguarda le donne che vengono coinvolte, nel senso che io non dubito che una donna possa invece prestarsi alla pratica qualora lo voglia, e io penso che ognuno del proprio corpo possa fare quello che vuole, e sicuramente né io né lei né nessun altro può giudicare cosa fare del proprio corpo, del corpo degli altri, nel senso. Certamente è un problema morale che però deve svincolare dall'ambito politico, nel senso che la gestazione per altri è una cosa che c'è, e questo non significa che se lei pensa, giustamente, un'opinione rispettabile, che sia una pratica moralmente sbagliata, non significa che altre persone, dato che la pratica esiste, possano ricorrere ad essa. Lei citava Vendola. Vendola probabilmente ha fatto un giudizio morale diverso ed ha ricorso alla pratica. Il problema, ripeto, non ha niente a che vedere con la stepchild adoption e con la legge Cirinnà. E io volevo sottolineare, non volevo creare questo grande ginepraio sulla gestazione per altri, volevo solo sottolineare la curiosità che pone il fatto che la gestazione per altri esiste da lontano 1985, quindi per capirci da quant'è che è in vigore questa pratica, e di come invece si sia cominciato a parlare di questa solo dopo l'approvazione della Cirinnà, o dopo la quasi approvazione della Cirinnà. È un fatto curioso, perché le due cose sono completamente svincolate l'una dall'altra, e questo dimostra soltanto di come si sia fatto propaganda elettorale su questo tema, come su molti altri temi.